qualcosa di spettacolare. La mia mano è tanto, lei è il doppio. È stupenda. È stupenda. Bellissima. Inauguriamo subito, subito la mattina. Buongiorno. Presidente. Buongiorno amici. Un'altra bella giornata, mare stupendo. Oggi giornata è seppia in canna, in diretta. In diretta, uno strike in diretta, ragazzi. Vediamo. Dovrebbe essere carina. Qua abbiamo dell'alga. Bella. Non serve niente. Guardino. Ah, facciamo sfogare un po'. Funzionato lì. Anche stamattina aria esterna, bella fresca. Temperatura a terra 0 gradi. Acqua 12. 12.73. Colore dell'acqua oggi perfetto. Poca corrente. Ora siamo a un'altezza di 6,50 m. Calamaro, calamaro! È arrivato il calamaro! Infatti oggi avremmo provato a calamaro. Tutt'altri. A calamari. Ed è arrivato! Un bel tubetto! Un tubino! La mangiata del calamaro non si smentisce mai! Guardate amici! Che spettacolo! Un tubino, tralala. Primo scarroccio è andato bene. Due seppie grosse e Saverio, che è sempre un passo avanti, ha preso un bel calamaro. Fa freddo, fa freddo. Anche stamattina ti vedo un po' ingriccato. No, non sto ingriccato, è che ci stiamo spostando e l'aria, come si dice, amplifica il freddo, ma ecco. Ci aggiorniamo? Sempre lì in cattura. Buongiorno. Piano, non ci fare il bagno che ci congeliamo. Strike. Era un altro canara che era in panchina da un paio di uscite stamattina, infatti. Neanche l'acqua ha toccato. Bella. Neanche l'acqua ha toccato. Sta giusto in punta, eh? Vabbè. L'importante è essere delicati. Faccila, vedi? Faccila, tu che... Sono il massimo. È bello quest'eggi. Che fa freddo. Ce l'avevo. Riflette. In panchina da un bel... Riflette. Da un bel po'. Una bella seppiura. Breve. Ragazzi, seppia in casa. Eppure io qui, la stessa, come ha toccato l'acqua. Tre! Più là, non può salire questo. Doppio strike! Non può salire!
Ah, ce l'ho in punta questa, pericolo, pericolo. Vieni a papà. Dolce, dolce, la mia settimana. È sempre la Flash Boss. Sempre lei. Colorazione scura. È piccolino. Guardino, perché questa va per... Questo stimato 800 grammi dalla figa della carta. Vediamo, vediamola. Se dal dito riuscite a vedere la carta. Ah, eccola, vedi. Oh, un bello scarpone. Madonna santa. Questa ha peso stimato un chilo, scusate. Te la guardino io. Certo. Occhio che si spezza il guadino. Fatti un guadino a sé. Ve la faccio vedere. Tira più panchina questa. Guardiamola insieme, amici. Questa davvero merita tutta l'attenzione del caso. Ragazzi, questa è un chilo almeno. Aspetta che qua abbiamo preso qualche rete, qualche cosa. Bella, bella davvero. Ecco un po' per rispondere agli amici che hanno chiesto informazioni sui portacanne. Ricordiamo che Gino il Capitano Pozzoli ce li ha realizzati. Presto faremo un tutorial con Gino per vedere un po' la costruzione. Questi sono, come abbiamo già detto nella scorsa puntata, dei portacanne da trota modificati con una barra, questa qui di acciaio. Questo è il sistema per il tieniti bene, che va agganciato ovviamente qui. Ho creato una staffa in acciaio, una cerniera che si aggancia e poi con la vite pomello si lega e quindi va a serrare il tutto. Da questa parte si nota meglio. Strike! Fantastico! Sono belle! Di nuovo la Flash Boss! Insomma, piccolina questa, però eccola, si è piotto. Seppia e canna, se più. Ah, qua ci siamo. Prendilo un po', sapere che sta il mola di vita. Altra grande seppia, fantastico, ragazzi. Bello, bello. Ecco la formazione che scenderà in campo a breve. Che modulo stai usando? Un 442? No, un 433. Com'è questa, Savè? Bella, è bella. Basta avere la piega della canna. Eh sì. Sicuro supera il mezzo chilo. Nervosa la ragazza? Signora scarpa, bella, bella, bella. Eccola, appena lanciata, rimessa la Flash Boost. Questa è bella,
combatte, combatte. Eccola. A casa. Pausa caffè. Presidente va. Andato in pelle. Beh. E su questa cattura salutiamo anche l'amico Sergio. Ciao Sergio. Bella lei, bella lei. Non la fa più piccola. Quelle più piccole di solito sono sempre le più arrabbiate. No, no, è bella. Ci sta, cioè. Insomma. Dopo assenza totale di vento, ritorniamo un po' a scarrocciare. Stimoliamo un po'. Che gercatina. Presidente, come va? Va bene, va bene. Altro cambio di formazione. Cambio di formazione. Ritorno. Vai Eolo, vai Eolo. Ciao amici pescatori. State pescando nelle vostre zone? A noi oggi le previsioni sono davvero belle. Il mare è bello pulito. Oggi condizioni ottimali. Sia di vento. Piove da un bel po', quindi il mare si è pulito, i fiumi anche. Dovevamo ricordare che su questa fascia abbiamo due fuci, diciamo, importanti, più un canale. Diciamo che è un'ottima zona per la pesca. Probabilmente domani facciamo bis. Domani sì. Domani dovrebbe essere lavoro. Dipende dal mare. Il mare domani dovrebbe essere ottimale. Forse meno vento. Da previsione. La previsione è forse anche meglio domani. Che porta ponente. Quindi su questa fascia faremo uno scarroccio quasi parallelo alla spiaggia. Quindi basterebbe indovinare l'altezza. L'altezza giusta. Oggi in media più o meno abbiamo pescato sempre su tra i 6 e 8 metri di profondità. Ora siamo su 6,80 metri, quindi a breve dovremmo pescare. E dirvi amici, iscrivetevi al canale, noi ve lo ricordiamo, perché insomma più siamo e più belli siamo. Ci stiamo sempre organizzando con attrezzature sempre più professionali per portare una qualità anche delle immagini superiore. Va bene, qui noi continuiamo, aspettiamo qualche gabbiano, che male non fa. Abbiamo sempre pronte le canne da spinning già armate, che l'altro giorno non siamo riusciti a inquadrare, ma a pochissimi metri dalla barca si aggallarono, diciamo così, si può dire? No, non si arrivarono in superficie un bel po' di lecce. Lecce amia. Ritornano a farci visita le seppie. Dovrebbe essere anche carina questa, perché è partita la frizione. Guadino! Il guadino, dove lo prendo? Eccola papà, vieni qua, vieni. Eccola. Rimessa la flash boost, sai? Quella nera. Settiona mia. Settiona. Sempre lei. Ottimo. Bene, bene!
Siamo a quota 10, forse. Ha catturato, era un tubino, un tubino, vediamo. Siamo più o meno 47 metri. Eccolo, e lui sul bianco. Hai visto? Non ci possiamo lamentare. È pieno di alici, se vedete la pancia. Vediamo se zoomiamo. Infatti adesso bisogna calare, scusate, sotto. Vai. Altra bella cattura. Dovrebbe essere bello interessante. Forse ne sta un'altra in questa altra canna. Facendo una doppietta. Una bestia questa, ragazzi. Vai. Fantastica. Ritorna la Flash Boost Pink Candy. Che scarpone, ragazzi. E che? Ora tiriamo anche quest'altra in diretta. Ed è finita, doppietta per mola, che cambia colorazioni e le indovina. Si avvicina al pareggio col presidente. Un'altra bellissima scarpone, ragazzi. Ecco, che ti avevo detto su questa, che questa la oggi cattura questa. Fantastico. Due strike consecutivi, le colorazioni sono quelle giuste. Una bella scarpetta. Stai calma, questa se l'ha abbracciata proprio. Quasi alla fine della giornata, Saverio, un'altra bella cattura. Vediamo questo Egi, vediamo, bello, guardate, piccolo. Bene amici, la pescata è terminata, ci rivediamo domani mattina, sempre qui stesso spot, perché le previsioni sono buone domani. Quindi se volete seguite il prossimo video, iscrivetevi al canale, oggi è stata una bella pescata, tutte belle seppie d'Italia. Saverio anche ha catturato due bei calamari, che dire, insomma nella nostra zona non ce ne sono tantissimi, però siamo riusciti a individuare uno spot per cui quindi riusciti a prendere. Ci riproveremo per studiare meglio il fondale, giustamente. Va bene, seguiteci e vediamo come andrà questa giornata di pesca. Ciao a tutti amici.